Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video! Allora, oggi sono qui per mostrarvi come metto in piega i miei capelli, o meglio, come asciugo i miei capelli e li rendo lisci senza piastra, perché mi rendo conto che molte hanno i capelli lisci e lunghi, o meglio, i miei capelli sono crespi ma lunghissimi, quindi per metterli in piega ho trovato un metodo che insomma mi aiuta ad asciugarli il più presto possibile, perché veramente ho sempre pochissimo tempo. Quindi iniziamo subito e tengo a precisare una cosa: mi scuso con i parrucchieri perché mi rendo conto che non adatterò un non adotterò adotterò o adatterò va bene correggetemi un metodo professionale, però è quello che faccio generalmente per asciugare i miei capelli e poi sono comunque perfetti. Quindi, se vi va, seguite il tutorial e noi iniziamo subito. Io sono andata a lavare i capelli, li ho lasciati più o meno un quarto d'ora, anche di più, avvolti dall'asciugamano perché nel frattempo sono andata a pranzare. E niente, ora che faccio? Prima di andare a pettinare i capelli, applico uno spray che mi aiuta a... questo, aspetta, che cos'era? Un termoprotettivo, quindi mi aiuta a proteggere i capelli dal phon o comunque qualsiasi fonte di calore. Questo lo agito bene perché è bifasico e quindi... senza cadere. E quindi lo applico un po' su tutti i capelli. Parte che io questo lo adoro perché ha una profumazione incredibile di cocco. E questo qui è della Paul Mitchell. Lo sto usando davvero da tantissimo e spero che non mi finisca presto. Ok, allora li scuoto un po'. E che faccio? Prima di andarli a spazzolare, perché i capelli da umidi, comunque da bagnati, sono molto ma molto più fragili, inizio con il phon, quindi inizio a metterli, ad asciugarli un po', di modo da renderli appunto più asciutti e più facili da districare. Allora, a mezza asciugatura io prendo la mia spazzola, sono ancora un po' umidi, però perlomeno ho tolto l'eccesso l'eccesso, ecco, ho asciugato la maggior parte dei capelli, quindi utilizzo una spazzola e voi potete utilizzare qualsiasi spazzola possibile e immaginabile. Io sto utilizzando questa qui che dicono che non spezzi i capelli, ma in realtà è praticamente identica alle altre spazzole, l'unica cosa è che magari fa meno male delle spazzole comune, sì, delle spazzole comune. Di quale città? Delle spazzole comuni. Quindi, sempre a testa in giù. Quindi ora mi attrezzo per bene e asciugo i capelli partendo dalla radice, ma questa volta a testa in su. Quindi ora vado a rispazzolare i miei capelli perché sono quasi quasi asciutti. Vado a rispazzolare i miei capelli e mi munisco, scusate, ci sono i capelli vicino, e mi munisco di una spazzola come questa, di quelle tonde, con insomma i dentini, o se avete una spazzola in legno va anche meglio, con le setole un po' più morbide va anche meglio.
se non sbaglio, quelle in legno sono, hanno le setole in cinghiale. Non mi fate dire una bugia, però ricordo di sì. Quindi anche meglio, così da lasciare il capello più lucido. Quindi vado con prima questa, li spazzolo e poi faccio la piega con la spazzola. Quindi sempre testa in giù con la spazzola tonda e il phon iniziamo a metterlo in piega. Prendo un qualsiasi siero per punte secche e lucidante, metto giusto due gocce, le riscaldo tra le mani e poi li passo sulle punte perché le mie punte sono secchissime. Vi conviene non portarli sulla radice perché poi viene fuori quell'effetto Morticia Adams. E quindi niente, questo è il risultato finale. Io spero si possa apprezzare dalla videocamera. Poi potete vedere i capelli sono lisci, districati e comunque messi in piega. Ora io sembro Maria Maddalena perché sono lunghissimi i capelli, però ecco, cioè voglio dire, su una base di un capello crespo sono riuscita a metterlo in piega alla meglio in veramente pochissimi minuti, ci ho messo meno di mezz'ora. E niente, ovviamente se volete un capello ancora più spaghettoso, più sottile, vi consiglio la piastra, ma io la sconsiglio a prescindere. Io la piastra veramente la utilizzo tipo una volta all'anno o due per occasioni particolari, perché poi comunque lì per lì è bellissimo l'effetto, perché sui piedi lì per lì è bellissimo l'effetto, poi vi ritrovate ad andare a dormire e il giorno dopo i capelli li ritrovate a zig zag, perché soprattutto se avete delle punte sfibrate la piastra tende ovviamente a bruciare molto molto di più il capello. E quindi niente, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se così fosse, spolliciate, condividete con i vostri amici. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, giù nel box informazioni ci sarà il link che vi riporterà Instagram, Facebook, Twitter, e se vi iscrivete l'indirizzo mail. Io ti mando un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!